Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco per lo staff del team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Paco Alcácer versione SIF, cioè la versione 82. Attaccante spagnolo del Valencia, che a parer mio è davvero molto molto forte. Vi consiglio di provarlo perché è anche molto divertente. Guardiamo subito le statistiche sulla carta: troviamo 82 overall, 80 velocità, 82 dribbling, 87 tiro, 35 difesa, 70 passaggio e 78 fisico. Sulla carta vediamo che spicca questo 87 di tiro, davvero un valore assurdo, mi ha fatto davvero tantissimi gol, segna praticamente in tutti i modi. In più, volete dire, questo qui è un giocatore che va servito negli ultimi 20 metri, dategli un filtrante, lui andrà davanti al portiere e farà sempre sempre gol. Adesso possiamo andare ad analizzare le statistiche in game. L'80 di velocità diventa 82 accelerazione, 77 velocità scatto. L'accelerazione è un pro di questo giocatore, mentre la velocità scatto è un contro, perché lui sul primo passo riuscirà a bruciare gli avversari, anzi l'accelerazione sembra anche molto di più di 82, però poi magari se dovete fare una corsa di 10 metri non ci riuscirete perché lo scatto è davvero poco e il difensore avversario recupererà quasi sempre. Passando adesso al dribbling, l'82 sulla carta diventa 87 agilità, 87 equilibrio, 90 riflessi, 87 controllo palla e 75 dribbling secco. Il controllo palla e l'agilità sono un pro di questo giocatore, perché davvero è molto 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 agile, un controllo palla fantastico, ha sempre la palla incollata ai piedi. Mentre invece il dribbling secco, che se solo 75, l'ho inserito 3 contro perché mi ha deluso, credevo fosse molto molto meglio, infatti molte volte non riuscirà a saltare i difensori come vorreste, perché davvero questo valore è troppo basso. Passiamo adesso ai tiri: l'87 sulla carta diventa 92 piazzamento, 91 finalizzazione, 89 potenza di tiro, 73 tiri dalla distanza, 91 tiri al volo e 76 calci di rigore. Il tiro, come detto all'inizio del video, è un valore assurdo. Ha un tiro fantastico questo ragazzo, davvero tira delle mine che i portieri non pareranno quasi quasi mai. Infatti mi ha fatto davvero una caterva di gol, come vedete anche qui nelle clip. E quindi tutto il tiro, cioè il piazzamento, la finalizzazione, la potenza di tiro, il tiro alla distanza, il tiro a volo e i calci di rigore sono pro. Poi i valori difensivi non ci interessano, ma va citato il 91 di precisione di testa, che io non lo inserisco né tre volte né tre contro, però ho trovato un'utilità in questo 91 di colpo di testa. Se voi giocate con il portiere a lanciare la palla lunga, Pau Alcácer riuscirà quasi sempre a fare la sponda verso l'altro attaccante se lo userete in attacco a 2 come l'ho utilizzato io. Passiamo adesso ai passaggi: il 70 sulla carta diventa 71 visione, 59 cross, 66 precisione su punizioni, 81 passaggi corti, 57 passaggi lunghi e 74 effetto. I passaggi non mi inseriscono tre buoni e tre contro perché non fa né passaggi magistrali, ma nemmeno passaggi disastrosi. E con lui non ho trovato, diciamo, non ho utilizzato molto il passaggio, non ho passato molto il pallone perché, come ho detto all'inizio, lui è l'attaccante, un attaccante che va servito negli ultimi 20 metri per andare a finalizzare l'azione. Passiamo adesso al fisico: il 78 sulla carta diventa 82 elevazione, 83 resistenza, 76 forza e 74 aggressività. Il fisico non è Paco Alcácer, non è un attaccante devastante fisicamente come non so Lewandowski oppure un Ibra, ma non è nemmeno quell'attaccante che alla prima spallata cade giù. Quindi fisico nella media, non me la sento inserirlo né tre pro né tre contro. In più questo giocatore ha 4 stelle debole che sono un pro e 3 stelle skill che sono un contro, perché da lui mi sarei da un tipo di giocatore del genere, un giocatore del genere mi sarei aspettato le 4 stelle skill perché hanno già un dribbling secco che lascia a desiderare, in più non è molto veloce nello scatto, quindi diciamo se avesse avuto le 4 stelle skill sarebbe stato ancora più forte di quello che è. Adesso facciamo il nostro riepilogo di pro e contro: se proviamo tiro, accelerazione, controllo palla, agilità, 4 stelle debole, 3 contro, velocità scatto, 3 stelle skill e dribbling secco. Come voto finale vi ho dato 8, è davvero un giocatore che vi consiglio di provarlo perché è molto molto divertente e vi farà davvero tantissimi gol. Questo video può finire qui, vi invito a lasciare un like, a commentare con le vostre impressioni su Paco Alcácer se l'avete provato. Ed ecco, per lo staff del team FIFA Italia è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Bella!